Buon pomeriggio, calciomercato in primo piano. Questa sera alle 19 la scadenza della campagna trasferimenti e acquisti invernale alle 19, dunque il termine ultimo per depositare in Lega tutti i contratti. Ci sono importantissime novità che tra poco andremo a commentare con Alessandro Antoniacci. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Giulio, buon pomeriggio a tutti. Alessandro Antoniacci, grande esperto di calcio internazionale, punto fermo di Calcio Più, con cui abbiamo già analizzato quelle che erano le prospettive del Milan con l'arrivo di Mario Balotelli. Ieri da Milano agli Orienti ci ha dato tutte le conferme, tutti i dettagli della trattativa, il suo arrivo a Malpensa ieri pomeriggio, quindi la cena con Galliani, i festeggiamenti dei tifosi degenerati anche però purtroppo in alcuni tafferugli con gli agenti delle forze dell'ordine vicino alla stazione di Milano. Per fortuna nulla di grave, c'è stata un po' di tensione, ma l'emozione, l'attesa era davvero spasmodica per il ritorno in Italia di Balotelli, che torna a Milano per vestire però una maglia completamente diversa, quella del Milan, dopo essere stato lanciato dall'Inter durante la gestione Mancini. Di Balotelli parleremo diffusamente nella prima parte di 836 Live. Facciamo prima però un bilancio delle operazioni già concluse, andiamo in grafica perché l'Inter ha chiuso per il giovane talento croato Kovacic della Dinamo Zagabria. Schelotto ha raggiunto l'accordo ieri con i nerazzurri, dunque anche Schelotto a disposizione di Stramaccioni, così come il centrocampista serbo Kuzmanovic, che aveva già giocato in Italia con la Fiorentina. Dopo 3 anni torna a giocare in Serie A e lo farà proprio con i nerazzurri. Nerazzurri che intanto avevano ceduto Coutinho a Liverpool, Libaia va all'Atalanta in comproprietà, mentre Sneijder è un giocatore del Galatasaray da più di una settimana e Drogba ieri ha confermato l'ufficialità che era stata già data dal Galatasaray, il suo accordo con il club turco. Radosevic dell'Hajduk Spalato al Napoli, manca il transfer, ma Radosevic si può considerare un giocatore del Napoli. Napoli che ha girato in prestito Uvini al Siena, Acerbi si sta già allenando con il Genoa, l'ex difensore del Milan dunque è un nuovo giocatore del Genoa. Cassani della Fiorentina, sempre ai rossoblù liguri, scatenati sul mercato. Possiamo per un attimo rientrare perché andiamo a vedere nella successiva schermata quelli che sono gli affari proprio di questa mattina, dell'ultima ora. Il Pescara, che sta valutando la cessione di Jonatas, ha raggiunto invece il perfezionamento dell'affare in entrata di Sforzini dal Modena. Possiamo allora andare in grafica con Leonardo Ciceroni. Il Siena dello Zurigo ha preso Teixeira, mentre Fabbrini, attaccante dell'Udinese, sta per raggiungere l'Alta Hotel Executive a Milano per firmare con il Palermo. Quindi Fabbrini al Palermo, Palermo che aveva già preso Boselli e Abel Formica, Nelson, difensore dal Real Betis, squadra portoghese. Dunque Palermo, come il Genoa, era necessitato dall'imperativo di cambiare il suo organico, comunque di cambiare la stagione, rivoluzionata la squadra da parte della società di Zamparini. Zárate della Lazio a Dinamo Kiev, ne abbiamo parlato ieri con Alessandro Staiti, è arrivato l'ok dell'agente dell'argentino, allora per 8 milioni Zárate giocherà con la Dinamo Kiev, manca l'ufficialità ma la strada sembra davvero spianata. Attenzione, ecco qui il nome, Beckham che ha chiuso la sua avventura in America con i Los Angeles Galaxy, vestirà la maglia del Paris Saint-Germain per 6 mesi, poi vedremo anche i titoli delle parisiane, i titoli delle testate online. Allora mettiamo un po' di ordine, parliamo soprattutto dei talenti sudamericani pescati dai club di Serie A nelle ultime ore, a partire da Ceballos e Felipe Anderson, per arrivare però ad un talento tutto europeo, il giovanissimo croato Kovacic. Alessandro, che tu conosci molto bene, la scorsa estate hai fatto anche una visitina lì in Croazia, hai chiaramente conosciuto meglio l'ambiente dell'Hajduk Spalato. Kovacic viene dalla Dinamo Zagabria, però è sicuramente più di una promessa, no? Si dice in Croazia. Guarda, è uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. In questo senso l'Inter ha fatto un colpo incredibile. L'ha pagato tanto perché ha costato 11 milioni più 4 di bonus. Però ricordiamo che il ragazzo è del 94, appena compiuto 18 anni ed ha delle doti tecniche incredibili. Ha una grandissima visione di gioco e nonostante la giovane età è già stato capitano della Dinamo ed è molto duttile tatticamente. Può fare sia la mezzala che il playmaker puro. Quel playmaker che cercava Stramaccioni, che l'Inter sarà sapientemente pescato sul mercato. Io credo che se l'Inter ne saprà gestire la maturazione avrà fatto davvero un grande colpo sia per la prospettiva ma anche per il presente. È un giocatore anche forte fisicamente, nel senso che ricorda anche per la sua, eccolo qui in azione, suggerire
negli ultimi 20 metri. In post-azione può arrivare anche al limite dell'area e quindi vestire i panni dell'assist man. Ricorda alcuni giocatori del passato, soprattutto giocatori che hanno fatto la recente storia del Milan. Non voglio azzardare paragoni impossibili, vedete nella capacità di andare in percussione, di puntare l'uomo, saltarlo e poi magari dettare l'ultimo passaggio, può essere l'uomo squadra, no? Del futuro dell'Inter. Sì, probabilmente tu ti riferivi a Boban e il paragone non è sbagliato. Ti dico, lui sa impostare, sa rifinire dalla palla incollata al piede. A me sinceramente per caratteristiche ce lo paragonano in patria e mai paragone fu più azzeccato, ricorda molto Modric, nel senso che sia le caratteristiche fisiche, tattiche che tecniche ricordano molto l'attuale giocatore del Real Madrid. Ripeto, è un giocatore per il quale io stravedo, perché è il cosiddetto giocatore con la palla incollata al piede, non la perde mai ed è molto maturo anche rispetto all'età che ha. Detto giovanissimo, a 15-16 anni con la Dinamo, dopo 2 anni ne è diventato capitano, ancora minorenne, il che ci fa capire che veramente questo giocatore anche mentalmente ha un'impostazione davvero molto, molto seria, ecco, interpreta bene il calcio, tatticamente è utile, io credo che non avrà molte difficoltà di inserirsi in quello che è il nostro campionato, nonostante venga da un campionato tra virgolette minore come quello croato, è un grande, grandissimo prospetto e ripeto, un ottimo acquisto dell'Inter, non era la prima scelta dell'Inter, la prima scelta dell'Inter era Paulinho. Dopo il no di Paulinho si è virato su Kovacic, secondo me l'Inter in prospettiva ci ha guadagnato. Ecco, tra l'altro per Kovacic c'è la possibilità di avere grande spazio tenendo conto della cessione di Sneijder, della cessione di Coutinho, del tentativo fino all'ultimo di piazzare Alvarez e dell'infortunio per rottura al tendine d'Achille di Mudingai, tenendo conto anche del ritorno al Parma di Mariga. Quindi sicuramente questo ragazzo di 18 anni avrà la possibilità di avere un tantissimo spazio anche in questa seconda parte del campionato, entrare in confidenza con la nostra Serie A e diventare già un pezzo importante di quest'Inter. Inter che si è arricchita a destra con l'arrivo Alessandro di Schelotto, è arrivato anche Kuzmanovic, quindi cambia molto proprio il centrocampo nero-azzurro. Un voto, un giudizio su questo mercato dell'Inter che nelle ultime ore comunque ha riservato qualche buona sorpresa. Guarda, io non ti faccio un voto unico, te ne faccio due. Ti do un 6,5 per quel che riguarda il mercato in entrata, perché Kovacic ce l'abbiamo descritto in tutto e per tutto, è veramente un grande prospetto, un grandissimo talento. Schelotto è un buon esterno e Kuzmanovic è un buon gregario, anche perché l'Inter ha fatto un affare low cost. Ricordiamo che Kuzmanovic andava in scadenza in estate, quindi i 2 milioni offerti dai nerazzurri hanno praticamente costretto lo Stoccarda ad accettare. Però gli do un 5 per quel che riguarda il mercato in uscita, e ti spiego il perché. Livaglia era l'unica alternativa come prima punta valida che l'Inter aveva. Milito non sta bene, Rocchi ha dimostrato purtroppo di essere impresentabile, vuoi per l'anagrafe, vuoi perché ultimamente ha giocato con pochissima continuità, e quindi Livaglia secondo me sarebbe servito molto sia in campionato che soprattutto in Europa League, dove ha già fatto molto bene. Coutinho è vero, l'hai venduto bene perché ti hanno dato 13 milioni, che è un'ottima cifra, però l'Inter quest'anno non l'ha dato in prestito perché Stramaccioni ci voleva puntare, poi ha mostrato il contrario. Coutinho secondo me è un grande talento di prospettiva e ti dico che l'Inter in un futuro potrebbe pentirsi di averlo venduto. Attenzione alla Lazio, perché quasi fatta per Felipe Anderson dal Santos. La Lazio che aspetta l'ufficialità del passaggio a Dinamo Kiev di Zárate, o meglio l'ok di Zárate. Tra poco andremo a vedere anche qualcosa di Felipe Anderson, un giocatore che gioca nel ruolo di centrale di centrocampo, un giocatore che sicuramente fa al caso della Lazio. Pensi che può fare già la differenza? Un giocatore che ha tanta qualità, ricordiamo che però la Lazio già attrezzata a centrocampo con la regia di Ledesma, con giocatori molto versatili, molto disciplinati dal punto di vista tattico. Cosa può dare Anderson alla Lazio di Petkovic secondo te, Alessandro? Può dare tanto, perché il ragazzo è veramente fortissimo tecnicamente, anche lui è un giovanissimo, è un classe 92 che ha attirato le attenzioni di mezza Europa. Ricordiamo che la Lazio ha dovuto battere anche la tacita concorrenza del Milan, perché Galliani e Braida, quando sono andati a piazzare Robinho e Pato in Brasile, si erano innamorati di Felipe Anderson. Perché? Perché è molto forte tecnicamente, svaria per tutta la mediana, è irresistibile nell'uno contro uno, è dotato di un grande tiro da fuori e è il classico centrocampista moderno, un centrocampista completo che dal punto di vista qualitativo ti apporta tanto alla squadra. A me sinceramente piace veramente veramente tanto e può fare sia la mezzala che l'esterno offensivo che il centrocampista centrale, proprio perché sa sia impostare che inserirsi con i tempi giusti. Quindi Sante secondo me è un grandissimo. Rete, no? Assolutamente, ha già segnato una media di un gol ogni 5 partite,
che per un centrocampista centrale di 20 anni non è assolutamente poco. Ti ripeto, perché sa inserirsi sempre con i tempi giusti ed è un tiro da fuori davvero notevole. Vedere alcuni gol per credere è veramente un ottimo acquisto, soprattutto se le cifre che ci hanno comunicato sono vere, ovvero 7 milioni di euro. Il rapporto qualità-prezzo di questo affare secondo me è stato davvero ottimo. I dirigenti della Lazio stanno trattando proprio in Brasile l'acquisto del centrocampista del Santos, che come ricordava Alessandro Antoniacci può ricoprire diversi ruoli a centrocampo, dal centrale, quindi regista, alla mezzala, addirittura al trequartista, a confidenza con il gol. Insomma, un giocatore che può conferire un ulteriore salto di qualità a livello della squadra di Petkovic. Petkovic che adesso andiamo a sentire, grazie a Leonardo Cesaroni, per quanto riguarda l'ultimo grande risultato, la vittoria sulla Juventus nella semifinale di ritorno di Team Cup, e soprattutto in prospettiva campionato. La Lazio sarà attesa dal match domenica contro il Genoa di Ballardini, che ha reso la vita davvero difficile alla Juventus nell'ultimo turno. Sì, gli ultimi 5 minuti non si capiva più niente, neanche Lazio, neanche Juventus, sono saltati tutti gli schemi e si è visto un po' tutto, ma penso durante la partita che abbiamo meritato questo vantaggio con il primo tempo tenuto bene in fase di non possesso palla, qualche difficoltà negli ultimi 10 minuti perché abbiamo fatto un po' ping pong, abbiamo recuperato la palla dopo perso e così, e secondo tempo ci abbiamo messo d'accordo e abbiamo cominciato a macinare il nostro gioco, abbiamo creato anche occasioni, sfruttato e siamo rimasti per 90 minuti disciplinati e non abbiamo concesso tanto alla Juventus, che è una ottima squadra, sicuramente miglior squadra in Italia, che sta dimostrando da un anno e mezzo. Dopo 1-1 è evitabile, è successo tutto, ma grazie a tutto questo cosa abbiamo anche provocato, grazie anche a ottimi interventi dei nostri giocatori, al gruppo che ha creduto fino alla fine, anche dopo 1-1, anche dopo 2-1, siamo stati, come ho detto, gli ultimi 5-6 minuti, perché erano 7-8 minuti, non ho alla fine visto quanto tempo hanno messo dopo il 90esimo. Sicuramente grandi emozioni, grande merito di questo gruppo. Se posso dire qualcosa in modo negativo è solo che in questo campionato è successo 3 volte già che prima di grandi partite o dopo di grandi partite abbiamo avuto qualche difficoltà, l'ultima contro Chievo, ma lì è da migliorare, da tenere testa salda, piedi per terra e continuare a lavorare, perché abbiamo dimostrato anche stasera, anche contro una grande squadra, che possiamo competere, che possiamo anche vincere e eliminarvi, e adesso siamo contenti, festeggiamo questi 2 giorni, questo finale, aspettiamo avversario uguale, chi arriva deve meritare in aprile questa qualificazione e noi dobbiamo adesso concentrarci, recuperare le energie e andare a Genova per portare punti a casa. La bellezza finale è questa, in questo momento ci regina sulla torta per raggiungere, possibilità per raggiungere un obiettivo, perché adesso non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo fatto belle gare, abbiamo nettamente ottenuto finale, ma vogliamo anche lì andare e vincere questa competizione. Io spero che tutto questo ancora rafforza il gruppo, che è già forte mentalmente, ma anche